Bimbo di 3 anni di Conegliano vola dalla finestra e precipita per 5 metri. Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni al Caponcello di Treviso. L'incidente a Falcade, nella Gordino. Per ora nessun indagato nell'inchiesta della Procura di Treviso sull'esplosione di contagi tra i migranti. Alla Serena intanto esito negativo per gli altri 2 agenti della questura. In isolamento resta uno, il poliziotto contagiato. Un'anziana positiva al Covid in una casa di riposo di Bedelago, la donna in isolamento. Oggi è mercoledì, tamponi a tutti tra ospiti e operatori. E bufera attorno al bonus da 600 euro richiesto da parlamentari e consiglieri regionali anche in Veneto. Fuori nomi, dice lo stesso Zaia. Schianto tra un'auto e uno scooter poco prima di mezzanotte a Faedio Oderzo. Un 59enne ha riportato gravissime lesioni a una gamba che gli è stata successivamente amputata. Lutto nel mondo sindacale, si è spenta a soli 55 anni la segretaria generale del chimico tessile della CGIL, Cristina Furlan. Combatteva da un anno contro un male terribile. Elicottero dei vigili del fuoco porta in salvo un labrador ferito alle zampe, bloccato verso il sentiero che dal rifugio Mulaz sulle Dolomiti Bellunesi si porta verso Passo Rolle. Bentrovati telespettatori di Antenna 3, l'edizione trevigiana in apertura con il caso del giorno, con la bufera attorno ai 600 euro, al bonus da 600 euro che è stato richiesto anche da parlamentari e consiglieri regionali anche della regione del Veneto. Fuori i nomi, ha detto oggi il governatore del Veneto Luca Zaia. Cioè i cittadini dicono fuori i nomi e penso che i cittadini debbano essere ascoltati su questo tema, è fondamentale, ma ne viene meno se no la credibilità di tutta la classe dirigente. Il sospetto delle prime ore è diventato cauta certezza, ci sarebbero anche 3 consiglieri regionali del Veneto di maggioranza tra i richiedenti del bonus da 600 euro. La questione quindi non riguarda solo i 5 parlamentari finiti nel mirino inizialmente, di questi solo 3 percettori effettivi, ma una carica di 2.000 amministratori locali tra consiglieri regionali e comunali in tutta Italia, con la differenza che un consigliere comunale percepisce spesso poche decine di euro, un consigliere regionale 8.000 netti al mese, poco meno di un parlamentare. Nelle segreterie di partito c'è concitazione. Da Italia Viva il coordinatore Ettore Rosato dice di aver parlato con il presidente dell'INPS Tridico e che non c'è nessun esponente del suo movimento tra i soggetti coinvolti. Va detto che non c'è nessuna irregolarità nella richiesta, la legge lo consentiva, quanto l'opportunità è un'altra storia. L'appello che faccio io partendo dal Consiglio regionale è che tutti chiariscano la loro posizione. Ma sto parlando di tutto il Consiglio regionale, poi di che ci saranno a cascata anche gli altri amministratori, ci mettiamo poco a fare una sorta di Me Too, no? Quella volta Me Too è venuto fuori perché ogni donna diceva Me Too anch'io, no? Ecco, qui ci potrebbe essere un Me Too al contrario, che anch'io vuol dire che non l'hai fatto. I toni del governatore sono pacati, ma Radio Palazzo riferisce di una sonora arrabbiatura presidenziale nelle ore in cui si stanno chiudendo le liste per le regionali. Una cosa è certa, chi ha percepito quei soldi sarà fuori dalla corsa. La sospensione va in questa direzione. È chiaro che a rischiare una brutta figura a un mese e mezzo scarso dalle elezioni è l'istituzione regione nel suo complesso. Pare che effettivamente ci siano 3 situazioni di questo tipo. Una cosa sicuramente spiacevole, sgradevole, specialmente nei confronti di tutti quei professionisti e lavoratori autonomi che non percepivano in quei mesi altro reddito vista la chiusura e il lockdown. E c'è un primo nome, lo abbiamo annunciato pochi minuti fa, si tratta di Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega, che saluto e ringrazio per essere qui su Antenna 3. Buonasera consigliere. Buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti i telespettatori. Innanzitutto comunque grazie perché ci sta mettendo la faccia, penso non sia comunque un momento facile. Cosa è successo? Perché ha chiesto questi 600 euro? Ma guardi, intanto non li ho chiesti io, li ha chiesti il mio commercialista che ha le chiavi di accesso del portale dell'INPS. La cosa semplice da dire è che appena io li ho visti il 5 maggio di quest'anno, il giorno dopo ho fatto per lo stesso importo
un bonifico al conto aperto dal Comune di Treviso per le persone in difficoltà a causa Covid. Quindi devo dire che se li avessi lasciati là non sarebbero andati a Treviso. Ovviamente se qualcuno si è sentito offeso mi scuso, ma non ho trattenuto nulla della somma che mi è stata versata senza che io poi la neanche la chiedessi. Immagino sia tutto dimostrabile questo. Sì, dopo farò avere anche a voi in redazione le ricevute dei bonifici, sia quello di ingresso dei 600 euro che quello esattamente del giorno dopo dello stesso mese per pari importo a favore delle persone in difficoltà del Comune di Treviso. E quindi lei dice è stato il mio commercialista, io non ne sapevo nulla, quindi un automatismo fondamentalmente. Ho parlato col mio commercialista, mi ha detto che quello del suo lavoro era fatto per un centinaio di partite IVA che rientravano nei criteri. E lui mi dice certo non vado a vedere che altri tipi di lavori fanno o cose, quali tipi, altri redditi possono avere. Devo dire che anche da questo punto di vista, anche se non mi ha fatto un gran bel regalo, lo posso giustificare. Penso che aver bonificato il giorno dopo l'intera cifra a un ente pubblico per le necessità del Covid possa essere, come si può dire, assolutorio nei miei confronti, o almeno io non mi sento in una colpa grave. Ecco. E lei, Barbisana, è una partita IVA che lavoro fa? Continua a farlo? Lo ha fatto anche in questi anni? Io sono iscritto alla gestione separata dell'INPS dal 2012. Una partita IVA perché svolgevo l'attività di consulente per la ricerca di fondi comunitari europei a vantaggio delle piccole e medie imprese, e questo è sempre stato un piacere che i teleascoltatori sappiano che non vivo solo di politica e ho anche un lavoro. L'occasione è gradita per farlo sapere. E lo ha spiegato a Zaia perché voci interne di Palazzo ci riferiscono che era molto molto arrabbiato questa mattina. Ma io ho trovato un presidente disposto ad ascoltarmi, tanto più quando ha saputo che l'intera cifra era andata in beneficenza per lo stesso motivo e che io me ne ero disfatto nel giro di un giorno e che è tutto ovviamente dimostrabile. Anzi, io vi manderò i bonifici e spero che voi abbiate modo magari di mostrarli ai telespettatori. L'ho trovato disponibile ad ascoltare. Dopo le scelte del partito io non so quali saranno. Ecco, perché lo abbiamo sentito anche nel servizio, Zaia ha detto che non saranno candidati consiglieri che hanno fatto questo tipo di richiesta, lo ha detto chiaro e tondo. Lei ha avuto modo di parlare con Zaia di questo? Lei resterà candidato? Guardi, le faccio la domanda secca. Questo diciamo che fino al 20 di agosto non lo sa ancora nessuno, perché le liste si depositano il 20 di agosto. Io ho spiegato la mia posizione, sinceramente non mi sento in colpa per aver ricevuto questi soldi che non avevo chiesto ed averli tirati in beneficenza a seduta stante. Se questo non dovesse bastare per essere ricandidato, me ne farò una ragione, però guardi, vivo serenamente sicuramente. Ecco, lei conosce gli altri due consiglieri che hanno richiesto i loro commercialisti che hanno fatto la sua stessa richiesta? Sicuramente li conosco, perché se si dice essere dei colleghi miei da Palazzo Ferrofini, sicuramente li conosco, però diciamo che ognuno è titolare della propria posizione personale, quindi non è che posso sapere cosa hanno fatto con l'INPS o non hanno fatto. Sono entrambi i suoi colleghi della Lega? Sì, questo lo dicono i giornali, io prendo atto, ma non è che mi appassioni il tema della cassa di estrema. Senta, consigliere, ormai per trasparenza assoluta, lei ha percepito anche poi, visto che si trattava di un automatismo, anche il bonus di aprile e i 1000 euro di maggio? No, perché ho detto al mio commercialista di non fare di non avanzare non fare altre richieste
sarà anche il bonus, quello dei 1000 euro per i quali bisognava avere dei parametri, nei quali non so neanche se rientravo, perché la prima volta che ho visto il bonus gli ho detto, per carità di Dio, non farlo mai più. Diciamo che lei aveva capito, ci racconta, l'inopportunità di quella situazione. Sì, certo che l'ho capita solo dal momento in cui li ho visti nel conto corrente, perché guardi, se mi lascia fare una riflessione, non avrei mai pensato neanche lontanamente che un consigliere regionale potesse rientrare in questa platea e che il governo potesse fare una norma per cui si potesse rientrare in questa platea di percettori del bonus come consiglieri regionali. Pertanto devo dire che ho portato le mie stesse lamentele con lei, anche il mio commercialista, il quale però mi ha risposto, guarda, io faccio il mio lavoro, non è che posso andare a vedere cosa fate nei vari ambiti della vita. O fare valutazioni politiche. So che è un tema sempre le cifre. Un consigliere regionale quanto percepisce al mese? Siamo sugli 8.000 netti più o meno. Sì, però comprese le spese di esercizio del mandato. Ok, quindi con tutte le voci, i rimborsi. No, non c'è nessun rimborso, è tutto omnicomprensivo, nel senso che noi non abbiamo nulla di da rendicontare. In quei soldi ci sta tutta, ampiamente, devo dire, tutta la nostra, tutte le nostre spese per il mandato. E pensa che gli altri due suoi colleghi faranno quello che lei comunque sta facendo, metterci la faccia? Sì, ma guardi che io ci metto la faccia molto facilmente e molto tranquillamente, perché di aver dato in beneficenza la cifra che mi è stata versata, devo dire che non mi fa nessun problema a dirlo. E i miei colleghi faranno le loro valutazioni a seconda delle cose di come si sono comportati, non lo so sinceramente. Grazie, grazie. Anzi, guardi, sono comunque... contento, se posso dire, nel piccolo di essermi comportato così e di aver subito bonificato la stessa cifra a favore dei cittadini trevigiani, pur capendo che quello che è successo è un grande pasticcio che però non dipendeva da me. Grazie, grazie a Riccardo Barbisan, consigliere della Lega. Grazie consigliere. Di sentirci, buonasera. Ed è netta comunque, perché poi c'è il sondaggio che poi vi mostrerò, che questa sera sarà per l'appunto i risultati questa sera saranno resi noti a Ringa, lo vedete, furbetti del bonus da 600 euro si devono dimettere sì o no, abbiamo sentito le motivazioni del consigliere della Lega Riccardo Barbisan, che è stato appunto comunque trasparente nel spiegarci la sua posizione, ma è netta comunque la condanna dei furbetti del bonus, così sono stati rinominati oggi anche dalle principali agenzie di informazione, da parte della gente, da parte della piazza. Sentiamo. Loro già hanno un laudo compenso da parte nostra, quindi quei 600 euro non credo che avrebbero modificato l'ordine di vita. Mentre chi ne ha bisogno, purtroppo, deve tirare sempre la cinghia. Io non penso che sia una cosa destinata a loro, che già insomma di soldi ne guadagnano abbastanza. Noi parlamentari, che non sono mica loro poveri, noi la gente di tutti i giorni, noi parlamentari. Molti italiani sono in difficoltà e che facciano i furbi così proprio non ci sta assolutamente nei nostri confronti. Io sento clienti da noi che praticamente non arrivano a fine mese, non gli arriva la cassa integrazione, a noi è arrivata con mesi di ritardo e loro fanno così. Lì c'è questione di dignità, anche se ti spetta un fondo uno può rifiutare e dire no, ne guadagno anche troppi, non ho bisogno, già lavoro per lo Stato è un vantaggio, già sono, ho anche un'azienda per conto mio, però se la legge gliela ha permesso. Glielo consentiva la legge, sono d'accordo. Però la legge la fanno loro, siamo sempre lì. Tanta gente, ti ripeto, che ne ha tanto bisogno, non ne conosco tanto di casi, anche un disabile vicino a casa mia che non gliel'hanno accettato. Una vergogna, tutta la gente che non arriva a fine mese, questi con tutti questi soldi che pigliano ancora si aggiungono soldi. È sbagliato chi ha fatto la legge?
bisognava farla con dei paletti. Abbiamo i paletti dappertutto. Io che ho dei figli, ogni cosa devo presentare tutto per avere qualcosa. Cosa dovrebbero fare a questo punto? Non lo so, provare ad sentire un po' i pareri delle persone comuni, cosa dicono di questa situazione, e poi magari mettersi la mano sulla coscienza. Dovrebbero ridargli indietro almeno, o quantomeno far del bene a qualcuno, visto che c'è tanta gente che ha bisogno in questo periodo. Dimettersi, andarsene a casa. Che vadano a casa. Io mi vergognerei. Invece loro hanno talmente la faccia tosta di andare anche in televisione e dire che è una cosa che mi tocca e ho tutto il diritto di averlo fatto. Quello è. Queste quindi le voci raccolte oggi. Vi ricordo per l'ultima volta il sondaggio: furbetti del bonus da 600 euro si devono dimettere. Sì, il numero è quello che vedete in sovraimpressione, no, è l'altro numero che vedete in rosso. Potete chiamare tranquillamente, basta uno squillo, anche se sentite occupato, non preoccupatevi, il voto viene registrato. C'è la cronaca, una brutta notizia che irrompe nel pomeriggio di oggi. Dramma a Caviola di Falcade. Un bimbo di appena 3 anni è volato dalla finestra della camera da letto di un appartamento al secondo piano della casa di proprietà dove si trovava in vacanza con i genitori che risiedono a Conegliano. Il bambino è ricoverato all'ospedale di Treviso in prognosi riservata per politrauma e frattura della teca cranica in seguito alla caduta da un'altezza di circa 5 metri. Secondo quanto abbiamo appreso, il piccolo non sarebbe in pericolo di vita. Sono stati gli stessi genitori a dare l'allarme al 118. Da Pieve di Cadore si è alzato così in volo l'elicottero che è giunto sul posto, ha sbarcato il personale medico che ha operato con i sanitari dell'ospedale di Agordo. Accertata la gravità dei traumi per il bambino, è stato disposto l'immediato trasferimento al Cafoncello di Treviso. I carabinieri della stazione locale stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente accaduto alle 14:30 nell'abitazione che si trova in via Danilo Busin, appunto a Caviola, frazione di Falcade. Secondo i primi accertamenti, il piccolo avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori riuscendo ad aprire la finestra e a scavalcarla, precipitando al suolo. Per ora nessun indagato nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Treviso sull'esplosione di contagi tra i migranti alla Serena. Intanto esito negativo per gli altri 2 agenti della questura in isolamento. Resta così 1 il poliziotto contagiato. Il punto nel servizio di Lina Paronetto. Un fascicolo conoscitivo, tecnicamente per atti relativi, che non contiene quindi ipotesi d'accusa né iscritti nel registro degli indagati. Sulla diffusione del Covid-19 tra gli ospiti dell'ex caserma Serena di Dosson, quasi 250 i contagiati, la Procura della Repubblica di Treviso sta per il momento acquisendo informazioni. Stiamo aspettando di raccogliere il carteggio intercorso tra l'azienda sanitaria e i gestori del centro, ha ribadito oggi il procuratore capo di Treviso Dalla Costa. E solo quando la documentazione sarà completa procederemo all'ascolto di persone informate sui fatti per ottenere conferme o precisazioni dei contenuti della corrispondenza. Fino a questo momento, perciò, non c'è alcuna ipotesi di reato configurata. Mercoledì verranno ripetuti i tamponi sugli ospiti. Intanto oggi sono arrivati gli esiti degli accertamenti sui 2 poliziotti sottoposti a tampone dopo che un agente della questura, in seguito all'arresto di un migrante all'ex Serena, è risultato positivo. Sia i test su di loro che sui loro familiari hanno dato esito negativo. Il sindacato di polizia FSP, che per primo ha denunciato il contagio del poliziotto a Treviso, ribadisce la situazione di grave rischio che si vive quotidianamente all'ex Serena. Come appartenenti alla Polizia di Stato, veramente ci auspichiamo che la dea bendata venga a baciare i poliziotti che sono lì in servizio. Il segretario Armelau va oltre, avanzando una richiesta ben precisa. Cioè, in questa caserma Serena il 75% degli ospiti è positivo al Covid-19. Per questo a gran voce chiediamo che la caserma Serena venga immediatamente chiusa. Ma ci sono anche altri fronti, come nel caso della casa di riposo Civitas Vite di Vedelago, positiva al Covid un'anziana.
Un caso di positività al Covid è emerso tra gli ospiti della struttura Civitas Vitae di Vedelago, la casa di riposo da cui la scorsa settimana era risultata positiva un'operatrice. Di lì tamponi a tappeto, ospiti tutti negativi. Poi lo screening straordinario che oggi ha portato alla luce la positività di una donna di 89 anni, paziente che è stata posta in isolamento assieme all'intero nucleo in cui è inserita all'interno della struttura. Lo screening straordinario è stato disposto ieri sia su 4 persone che presentavano lieve sintomatologia, sia sui restanti 20 ospiti senza sintomi ospitati nello stesso nucleo. E proprio oggi una parente degli ospiti presenti alla casa di cura aveva affidato a noi il suo sfogo telefonico. Erano state bloccate le visite, una comunicazione che parlava di tamponi di controllo e che lasciava aperti interrogativi e paure. Sia l'assistente sociale sia la coordinatrice infermieristica hanno detto: noi seguiamo le direttive. Ieri ci hanno detto di bloccare tutto per i tamponi, noi facciamo così. Quando la possiamo rivedere, quando possiamo contattare la mamma, appunto tenendo conto che queste due persone rimangono a casa dalle ferie per aspettare la visita, l'incontro, ha detto non sappiamo niente, restiamo in attesa di qualche cosa, però assolutamente non si fa così. Cioè io penso che comunque un minimo di informazione, un minimo di contatto, un minimo di spiegazione ci debba essere. L'attività di screening straordinario, che va oltre i controlli periodici, è stata disposta e estesa dall'ULSS anche alla giornata di mercoledì e coinvolgerà tutti i restanti ospiti e gli operatori. Ospiti e pazienti della Civitas Vitae erano stati sottoposti già allo screening periodico previsto per le case di riposo la scorsa settimana. In quell'occasione non era emersa alcuna positività tra i 129 ospiti, due invece gli operatori positivi su 116. Sono però i giovani adesso i soggetti più a rischio Covid-19. A loro si è rivolto oggi il governatore Zaia. Attenzione ai ragazzi, veramente un appello che faccio ai ragazzi, è la settimana di Ferragosto, per questo ho voluto fare questo punto stampa. È un appello ai giovani perché adottino le precauzioni anticontagio da coronavirus durante i festeggiamenti di Ferragosto, quello che arriva dalla sede regionale della Protezione Civile a Marghera. Con l'arrivo dell'estate, infatti, i giovani rappresentano la categoria più esposta al contagio. A dirlo sono i numeri. Secondo l'Istituto Superiore della Sanità, l'11 aprile l'età media dei positivi al Covid era di 68 anni. Ora è scesa a 39 anni. A marzo gli ammalati sotto i 50 anni erano poco meno di un quarto del totale. Ora sfiorano il 70%. La stessa attenzione a tutte le buone pratiche anticontagio deve essere prestata anche da chi va in vacanza all'estero. Non sto dicendo di non andare. Non mi permetterei mai di dire non andare in Croazia, non andare in Spagna, non andare in Romania, non andare in Grecia, non andare a Malta. Vi cito tutti i paesi dai quali arrivano turisti veneti infettati. Non mi permetterei mai di dire questo. Ma dico, se ci vai, sappi che lì rischi di più e quindi utilizza la mascherina. Il Veneto intanto porta avanti le sue istanze all'incontro tra regioni e governo sulle modalità in cui funzionerà il trasporto pubblico. Nel DPCM, che lascia una certa discrezionalità alle regioni, ci sono secondo Zaia molti elementi da valutare e il tempo necessario a correggere il tiro, per esempio per quanto riguarda la comunità dei pendolari. Abitudinari che in maniera routinaria tutte le mattine vanno a scuola e tutte le mattine vanno a lavorare, se ne tornano a casa, hanno anche gli stessi orari, tessono amicizie, rapporti sociali, si parlano, si incontrano, si danno appuntamenti in treno. Ecco, per me questa è una comunità di natura, da un punto di vista sanitario, perché è una comunità che condivide un viaggio e lo condivide da sempre assieme. Io ho chiesto che venga valutato anche questo aspetto. Per la cronaca, torniamo a occuparci di cronaca con i due gravi incidenti stradali che si sono verificati nella notte nella Marca. Nello schianto tra un'auto e uno scooter poco prima di mezzanotte in via Fossadelle a Faè di Oderzo, un 59enne ha riportato gravissime lesioni a una gamba che gli è stata successivamente amputata. Cadendo a terra dopo l'impatto con la macchina guidata da un 75enne ha subito lo schiacciamento dell'arto che non è stato possibile salvare. Insieme a lui ferita anche una donna di 53 anni. A Cordignano invece in via Montegrappa poco prima delle 4 del mattino un 38enne di San Fiore ha perso il controllo della sua BMW finendo per schiantarsi contro il muro di una fabbrica dismessa. È stato ricoverato in gravi condizioni in ospedale. E parliamo di controlli da parte della polizia locale di Treviso. C'è una stretta in atto, vediamo.
Controlli notturni a tappeto nel fine settimana da parte della polizia locale, 3 pattuglie impiegate in controlli stradali, antidroghe, a verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Popolo della Movida al centro dell'attenzione, specie nelle calde serate di agosto in cui si intensificano uscite e rischi. In pescheria ha controllato un gruppo di 10 ragazzi dai 18 ai 25 anni provenienti da paesi dell'Interland. Le 3 pattuglie hanno focalizzato l'intervento in pescheria dove c'era un gruppo di circa 10 ragazzi e un ragazzo di questi, un ventenne della zona, è stato trovato con 1,5 grammi di marijuana, mentre per terra sono stati rinvenuti 4 grammi di cocaina. A finire nelle maglie dei controlli, per quanto riguarda la prevenzione e la repressione per guida in stato di ebbrezza, un ragazzo di 25 anni di Ponzano sottoposto all'alcol test, cui è stata ritirata la patente. Abbiamo rinvenuto un ragazzo di 25 anni di Ponzano che guidava con quasi 1 grammo al litro, per cui è stato deferito all'autorità giudiziaria e la patente è stata sospesa da 6 a 12 mesi. Nel bilancio emerge anche una buona notizia relativa al rispetto delle norme anti-Covid nei locali. 7 i locali ispezionati da personale in borghese, sia in centro che in periferia, risultati tutti in regola. È un fatto estremamente positivo per quanto riguarda i controlli Covid. I 7 locali che sono stati verificati con personale in borghese non si sono state riscontrate nessun tipo di violazioni, quindi sia avventori che i titolari di bar e di ristoranti hanno scrupolosamente osservato le norme. I controlli saranno potenziati anche nel prossimo fine settimana, soprattutto nella notte che precede il Ferragosto. 3 pattuglie saranno operative sempre per la prevenzione di comportamenti illeciti alla guida, specie nelle direttrici verso il mare, dove è previsto il flusso più consistente. Lutto nel mondo sindacale per la morte di Cristina Furlan. Noi dobbiamo sapere che cosa ha intenzione l'azienda di fare di questi lavoratori. Era determinata Cristina Furlan, non perdeva mai di vista l'obiettivo, la tutela dei lavoratori. La segretaria generale della Filctem CGL, il ramo sindacale che segue il settore chimico-tessile, si è spenta ieri sera a soli 55 anni, lasciando il marito Giorgio Schincariol e la figlia Giulia. Era malata dalla scorsa estate. È una compagna mai scontata. Schietta che quando non la pensava come te lo diceva in maniera seria e corretta, per cui una compagna da ricordare con, oltre che con affetto, ma anche con rispetto per quello che ha lasciato e anche per la modalità con cui è stata in CGL. Nel sindacato dal 1992, quando aveva appena 22 anni, prima all'ufficio legale, poi al Nidil, aveva poi seguito le grandi vertenze del territorio, dalla Stefanella alla Monti, passando per le diverse fasi della Benetton. E proprio fuori dai cancelli dello stabilimento di Castrette, a trattative in corso, dopo il rientro in azienda di Luciano Benetton, ci aveva detto con il consueto sorriso un giorno. Io sono fiduciosa su quanto emergerà, anche perché lo dobbiamo essere per il futuro di questa azienda. Il funerale di Cristina Furlan è fissato per mercoledì mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Saccon di San Vendemiano. Oltre che sbigottiti e sbalorditi, perché purtroppo la malattia l'ha portata via molto presto, ci sentiamo di unirci e di abbracciare tutta la famiglia, dal marito alla figlia ai genitori che in questo periodo l'hanno supportata, l'hanno aiutata, l'hanno seguita fino all'ultimo minuto. E per noi adesso c'è la pubblicità. A dopo. Di nuovo in studio, ma prima di andare a Belluno vi ricordo velocemente il sondaggio di questa sera, perché davvero stanno arrivando centinaia di telefonate in redazione. Lo vedete, furbetti del bonus da 600 euro si devono dimettere, sì o no, in sovraimpressione i numeri. Telefonate, se sentite occupato non preoccupatevi, perché il sistema comunque va a computare il vostro voto. Questa sera il sondaggio, gli esiti del sondaggio Aring a partire dalle 21.15. Adesso possiamo andare a Belluno.
A Belluno, dove anche quella di oggi è stata una giornata di traffico molto intenso, soprattutto nella confluenza tra la A27 e la statale 51 di Alemania, il primo weekend da Bollino Nero per la viabilità bellunese coincide con le polemiche di sempre e la richiesta urgente di porre rimedio alla mobilità provinciale. Le code sono iniziate venerdì, sono proseguite sabato a salire e domenica a scendere e si sono ripresentate puntuali anche nel lunedì feriale che anticipa il ponte di Ferragosto. L'incubo traffico sulla 51 di Alemania e in parte anche sulla 203 a Gordina fra Agordo e Cencenighe si è ripresentato puntualmente e con altrettanta puntualità si sono riaccese le polemiche. Fra i turisti che nonostante le partenze più o meno intelligenti si ritrovano sempre imbottigliati fra il casello autostradale di Cadola e Castellavazzo e i residenti di Longarone e di Ponte nelle Alpi, letteralmente impossibilitati a muovere l'auto nel weekend. L'ANAS ha monitorato il traffico e ha contato il passaggio di 54.000 veicoli all'uscita della A27 solo fra venerdì e sabato scorsi. E sono anni che in estate e in inverno la statale 51 va in blocco nei fine settimana. Ma non c'è solo il problema turistico. Anche durante la settimana chi si muove per lavoro trova una strada sottodimensionata al traffico attuale. Tutto questo a discapito della sicurezza, dice fino al confine. La vecchia 51 rimarrebbe per i residenti e i turisti che potrebbero utilizzarla come si fa con le strade costiere nel resto del paese, spiega Vivaio Dolomiti, che però attacca. Basta carcerati in casa nostra. Vivere e lavorare sopra Ponte nelle Alpi è diventato un grosso problema. Al Veneto manca una strada Longarone confine austriaco e non è più tempo per le chiacchiere. Bisogna agire. È stato trasferito al Cafoncello di Treviso ed è ancora in prognosi riservata il venditore ambulante di origine senegalese ma residente a Cavaso del Tomba nel Trevigiano che sabato è stato accoltellato da un 28enne del Comelico a Mare di San Pietro di Cadore. A originare la lite sarebbe stata una frase di troppo a sfondo razzista la quale l'ambulante avrebbe ribattuto non immaginando la reazione fulminea del contendente che l'ha raggiunto e colpito con un coltello all'addome. Il giovane si trova agli arresti domiciliari per lesioni aggravate sia per l'uso dell'arma bianca che per i futili motivi. Il soccorso alpino, i vigili del fuoco volontario avviano le ricerche di un turista ospite del campeggio di Canale d'Agordo dopo l'allerta lanciata dalla moglie, ma l'uomo era al bar. Storia fortunatamente a lieto fine, meno piacevole invece per il gestore del campeggio dal quale la coppia se n'è andata senza pagare il conto. Ha dell'incredibile l'epilogo di una ricerca persona in Val di Garesse che sabato ha visto protagonista una coppia di turisti trevigiani. A raccontare l'accaduto è il titolare del camping La Stay, Flavio Colcernian, che è anche sindaco di Canale d'Agordo. Una signora è andata molto preoccupata e in lacrime a dire che il marito era partito al mattino e che non era ancora rientrato. Al solito quando succedeva questo rientrava prima. Al che io ho subito, siccome io sono anche sindaco, quando mi dicono che una persona scompare o manca, cosa devo fare? Devo preoccuparmi. Alle 4 del pomeriggio Colcernian chiama il soccorso alpino, tempo di organizzare le ricerche, la macchina dei soccorsi a cui partecipano anche i vigili del fuoco volontari della zona si mette in moto. E l'hanno trovato al bar, tranquillo, al bar del paese. Finita là la questione, e il soccorso alpino e tutti quelli che si sono mossi hanno detto è andata bene così. La questione sembrava chiusa così, fortunatamente in modo positivo, invece la solerzia del sindaco è parsa un'intromissione in questioni di famiglia. Io, come titolare del campeggio, mi sono permesso il giorno dopo di andare a dire che a norma del regolamento che ha fisso in entrata del campeggio, chi crea disturbo, eccetera, la quiete del campeggio, non è un ospite gradito. Sono andati via? Andati via senza pagare, insultando i miei impiegati. Adesso mi hanno mandato ancora delle mail offensive, hanno mandato mail offensive, ma io non ho voglia di rincorrere queste persone qua. Colcernian lo dice con estrema franchezza, non penso che questa cosa meriti il mio tempo nella mia attenzione. Il conto non pagato? Non ho bisogno di... è il gesto, capito?
uno viene e chiede scusa, quando alla fine passo quasi per stupido io, che ho fatto quello che era la mia, un obbligo procedurale, ma provi a pensare se disgraziatamente fosse accaduto qualcosa e io non avessi allertato. E vi ricordo la notizia che abbiamo dato poco fa nella cronaca di Treviso, si trova in gravi condizioni al Cafoncello il bambino precipitato a Caviola di Falcade nel primo pomeriggio di oggi, dall'altezza di 5 metri, è volato dalla finestra, è stato soccorso e portato per l'appunto a Treviso, questo per dovere appunto di cronaca. Storia invece a lieto fine, sempre in Agordino, dove è servito l'elicottero dei vigili del fuoco per portare in salvo un labrador ferito ai polpastrelli delle zampe, impossibilitato a proseguire verso il sentiero del ritorno che dal rifugio Mulaz sulle Dolomiti Bellunesi porta verso Passo Rolle. Il proprietario dell'animale, constatata l'impossibilità di proseguire e di trasportare a braccia l'animale, ha dato l'allarme al 115. I pompieri hanno chiesto l'intervento del velivolo del reparto volo di Venezia, che è giunto in zona, ha recuperato il cane e il suo padrone. È tutto, siamo alle battute conclusive, vi ricordo solo gli ospiti di Ring a partire dalle 21.15 con Nicola Zanetti in studio, Arturo Lorenzoni, candidato governatore del centro-sinistra, Maurizio Conte, Forza Italia, Gianangelo Boff, Lega, Giorgio Burlini, Movimento 5 Stelle. È davvero tutto, grazie per l'attenzione, adesso ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata su Antenna 3. Benvenuti al meteo, ecco le previsioni per martedì 11 agosto. In Veneto cielo ampiamente soleggiato, ma verso sera la nuvolosità sarà in aumento. Nei rilievi cieli con addensamenti a partire dal pomeriggio e non si escludono deboli piogge serali. Temperature senza variazioni di rilievo, minime tra i 18 e i 24 gradi, massime tra 30 e 34 gradi. In Friuli Venezia Giulia sarà assolato ovunque. I cieli saranno in prevalenza sereni, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Sulle Alpi, nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Temperature minime tra i 21 e i 25 gradi, massime intorno ai 33 gradi. In Trentino Alto Adige sarà una giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite al pomeriggio. In serata cieli nuvolosi con deboli piogge. Su Prealpi ed Alpi, nubi in aumento dal pomeriggio con possibili piogge serali. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime tra i 32 e i 34 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci.